I dati del 2023 del soccorso alpino parlano chiaro. In un anno ci sono stati più di 12.000 interventi con una percentuale altissima di infortuni e anche oltre 500 morti. Dunque possiamo affermare che andare in montagna è sicuramente un'attività rischiosa e alle volte anche fatale. Ci sono però 5 errori che più di tutti non bisogna assolutamente fare e che possono portare veramente a lasciarci le penne. Vediamoli insieme, così dalla prossima escursione andremo in montagna in sicurezza. Il primo errore più diffuso purtroppo è quello di andare in montagna senza informarsi dove stiamo andando. Molte volte ci capita semplicemente di vedere dei reel su Instagram o delle foto di posti veramente belli e di dire ok, voglio andare là, ma senza informarsi. Dunque ragazzi, prima di andare in montagna informatevi sempre sul percorso, quanto è lungo, quanto ci vuole, se c'è acqua, se ci sono punti tecnici, soprattutto perché davvero questo può aiutarvi tantissimo a capire se il percorso fa per voi oppure magari è meglio andare quando avrete più esperienza. Questo è uno degli errori più frequenti negli ultimi anni con la diffusione dei social, quindi veramente prima di andare in montagna informatevi il più possibile, chiedete a chiunque ci sia andato per avere più informazioni possibili ed evitare di ritrovarvi in brutte situazioni. Il secondo grosso errore è quello di non conoscere il proprio corpo. Quando si va in montagna alla fine si fa uno sport, e anche uno sport molto duro, quindi quando andiamo a camminare dobbiamo sapere quanto possiamo andare veloci, quanta autonomia in senso di ore abbiamo, quanto dislivello riusciamo a fare, ma non solo, dobbiamo sapere anche magari se soffriamo di vertigini, quanto riusciamo magari a fare dei sentieri esposti e via dicendo. In questo modo potremo andare a scegliere la migliore escursione evitando di trovarci in dei punti esposti magari con dei problemi di vertigini oppure trovarci a fare dei dislivelli veramente alti non avendo le possibilità. Anche per questo punto, collegato a quello precedente, non facciamoci influenzare dai social, non facciamoci influenzare soprattutto anche dalle persone che abbiamo vicino, perché se noi siamo in difficoltà e non riusciamo ad andare avanti, meglio comunicarlo al gruppo, alla persona con cui siamo, e decidere di fermarsi e tornare indietro, piuttosto che magari arrivare in cima alla montagna e poi non aver più le energie per scendere. Il terzo grosso errore che può essere fatale è quello di non avere con sé la giusta attrezzatura. Quando si va in montagna, come per tutti gli altri sport, ci vuole dell'attrezzatura adeguata. Scarponi, abbigliamento, zaino, occhiali da sole e via dicendo. Non avere l'attrezzatura adeguata veramente può essere un enorme problema. Basti pensare a quante persone si vedono tutti gli anni che vanno sui ghiacciai con le scarpe da ginnastica. Veramente è uno degli aspetti fondamentali per andare in montagna e soprattutto è uno degli aspetti che più ci mette a rischio a eventuali infortuni o anche cadute purtroppo tragiche. Se però avete poco budget e non sapete in cosa investirlo, il mio suggerimento è di iniziare sicuramente a iniziare a investire dalle scarpe, che sono quelle che ci permettono di non scivolare e di restare ancorati al terreno. Successivamente l'abbigliamento, che ci permette di poter sopravvivere in caso di freddo, vento o situazioni impervie, e infine gli zaini. Diciamo che questa, dopo tanti anni di test, è la triade che vi consiglio su cui andare a investire, soprattutto all'inizio, perché già fatto questo investimento vi sarete assicurati di poter tornare a casa il 99% delle volte con le vostre gambe. Il quarto errore che veramente in tanti commettono è molto sottovalutato è quello di portarsi dietro abbastanza acqua e abbastanza cibo, soprattutto perché avere delle crisi idriche o delle crisi di fame può veramente comportare un enorme problema in montagna. Se qualcuno di voi ha avuto una crisi di fame sa sicuramente di cosa parlo. Questo soprattutto perché una crisi di zuccheri può portare veramente ad avere una minor lucidità con enormi problemi. Potremmo trovarci in un punto esposto e non essere completamente lucidi, potremmo semplicemente inciampare molto più facilmente, potremmo perdere il sentiero perché magari non ci rendiamo conto che sta deviando da un'altra parte. Avere una crisi di fame, un abbassamento di zuccheri, è veramente una cosa molto molto pericolosa in montagna. Il quinto ed ultimo errore fatale che si può fare in montagna è quello di perdersi. Purtroppo non in tutta Italia i sentieri sono ben evidenti, ben segnati, con delle buone indicazioni ai bivi. Dunque è sempre meglio avere dietro un qualche dispositivo che ci permette di poter tornare in sicurezza a casa. Personalmente, se avete qualche soldo da spendere, vi consiglio un orologio con le mappe. Io lo utilizzo da tantissimi anni, mi ci trovo veramente bene e vi assicuro è comodissimo. Però è anche abbastanza costoso. Se volete invece una soluzione più economica, potete utilizzare le classiche applicazioni per smartphone. Ci sono delle applicazioni che con pochi centesimi al mese vi permettono di avere le mappe offline, dunque consultabili senza internet, ma con i pregi di avere anche un GPS, dunque saper sempre dove ci troviamo e come muoverci. Infine l'ultima soluzione è quella delle classiche cartine. Non è sicuramente la più consigliata perché le cartine possono avere un sacco di problemi e non è alle volte semplice stare a interpretarle, però anche loro vi possono permettere di tornare a casa sani e salvi. Dunque ragazzi, questi sono i 5 errori mortali più comuni che si fanno in montagna. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti quali di questi errori vi è capitato di commettere negli anni e nella speranza
gravidanza sia stato esauriente e esaustivo anche per questo video. Vi ringrazio per aver guardato. Ciao!